Io credo che Emanuele Petri sia il più bell'esempio della capacità, della normalità di farsi straordinarietà. Così il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli a Castellón Fiorentino per la cerimonia per ricordare il 14° anniversario della morte di Emanuele Petri, il sovrintendente capo che fu ucciso il 2 marzo 2003 dai terroristi delle Brigate Rosse su un treno regionale Roma-Firenze in transito sulla linea Aretina. Franco Gabrielli, assieme alle altre autorità presenti, ha deposto una corona davanti al cippo della stazione di Castellón Fiorentino che ricorda il sacrificio di Emanuele Petri. Parole anche impegnative come eroe, come rischiano di offuscare la vera essenza. A volte si è eroi per caso, e invece non si è uomini per caso. E allora a me piace ricordare Emanuele Petri come un uomo, con la U maiuscola, che suo malgrado è stato anche un eroe. E su questo tema mi piace ricordare che il gesto suo e dei suoi colleghi fu decisivo. Quella domenica così anonima e così normale ha segnato profondamente, per fortuna nostra, in quel momento, per sfortuna nostra, perché abbiamo perduto un nostro uomo, ma quel gesto ci ha consentito di non pagare ulteriori prezzi. Quel momento io non lo capivo, già mi dicevano che purtroppo era così e io in quel momento non lo capivo. A distanza di 14 anni, piano piano, se siamo ancora qui vuol dire che davvero Emanuele ha fatto qualcosa di grande per l'Italia quel giorno, insieme ai suoi colleghi, naturalmente.